sorgente che disseta e cura ogni ferita. Ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. Abbracciami, Dio dell'eternità, rifugio dell'anima, grazia che opera, riscatta. Spirito, Maranatha, Gesù.
Buon pomeriggio, fratelli e sorelle. Diamo inizio con la nostra adorazione eucaristica. Ringraziamo innanzitutto il Signore perché Lui ci ha convocati ancora una volta nella Sua presenza. Mettiamo davanti a Lui tutte le nostre intenzioni, le intenzioni che portiamo nel cuore. Le affidiamo sotto l'intercessione di Maria Santissima, la nostra Mamma Celeste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Facciamo la preghiera che l'angelo consegna ai tre bambini di Fatima nella primavera del 1917. Questa preghiera molto importante per riparare tutte le offese che noi facciamo a Gesù, specialmente a coloro che non credono. Dio mio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dopo aver fatto la preghiera, adesso ci prepariamo per ascoltare
la parola di Dio. Preghiamo con il Salmo 146. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché avrò vita. Canterò inni al mio Dio per tutta la mia esistenza. Non confidate nei potenti. E non figlio d'uomo che non dà salvezza. Esana il suo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno vanno in rovina i suoi progetti. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore, suo Dio. Egli ha fatto cielo e terra, il mare e tutto ciò che esso contiene. Egli custodisce la verità per sempre. Rendi giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza quanti sono caduti. Il Signore ama i giusti. Il Signore custodisce gli stranieri, sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge la via degli empi. Il Signore regnerà in eterno, il tuo Dio, Dio, di generazione in generazione. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ascoltato questo salmo, è un inno di lode a Dio, Dio che protegge i deboli. Il salmista loda il Signore. E in questo salmo c'è una promessa. Loderò il Signore finché avrò vita. Canterò inni al mio Dio per tutta la mia esistenza. Questo versetto, una promessa che il salmista fa a Dio. Di lodare il Signore. Per tutta la sua esistenza. Un salmo molto bello perché ci aiuta a vedere con più chiarezza la bontà di Dio. Se noi facciamo memoria della nostra storia, del nostro percorso di vita, vediamo l'impronta di Dio sulla nostra vita, nella nostra vita. Dio che si prende cura di noi, anche quando sembra che Dio ci ha abbandonato. Anche quando sembra che Dio non c'è. Ecco, il salmista ci dice che Dio non si dimentica mai dei deboli. Dio soffre con quelli che soffrono, con gli oppressi, con gli affamati, i prigionieri, i ciechi, gli stranieri. La vedova. Questi sono i deboli nella Bibbia. Dio
Ringraziamo il Signore per la sua parola, perché la parola di Dio ci aiuta ad avere presente in primo posto Dio. Per questo il salmista dice: non confidate nei potenti. Ecco, tante volte noi mettiamo la nostra fiducia a coloro che hanno un potere, perché pensiamo che ci illudiamo che risolveranno i nostri problemi, ci aiuteranno. E poi alla fine, ecco, rimaniamo delusi quando le nostre aspettative non va d'accordo con la vita, con quello che, con il comportamento dell'altra persona. E allora la nostra fiducia deve essere pienamente in Dio. Solo in Dio noi dobbiamo confidare. A lui che ha il potere sulla nostra vita. Adesso continuiamo a lodare il Signore con il seguente canto. Spirito Santo.
Dopo aver invocato lo Spirito Santo con il canto, in questo momento facciamo la nostra preghiera di ringraziamento a Gesù, che è presente nell'Eucaristia. Sicuramente oggi il Signore ci ha donato tante benedizioni, ci ha dato la forza di lavorare, ci ha dato la salute e oggi, Signore, ti vogliamo ringraziare e lodare per questo momento che tu ci doni, per la tua presenza nell'Eucaristia, perché sei rimasto con noi. Grazie Gesù, perché tu sei la nostra speranza, la nostra forza e la nostra fiducia. Grazie per la tua Chiesa, per il Papa, per i vescovi, i sacerdoti, che ci guidano, che sono i nostri maestri della fede. Grazie Signore per tutte le persone che metti accanto a noi, per le persone che ci aiutano in tutti i sensi, a livello spirituale, morale. Grazie per il tuo grande amore, perché tu non ci abbandoni in questo nostro pellegrinaggio terreno. Grazie Signore per Maria, perché l'hai preservata dal peccato originale. Grazie per la presenza di Maria nella nostra vita, con lei che ci consola in ogni nostra tribolazione, che ci protegge, ci custodisce e ci difende dal maligno. Grazie Signore per tutti i sacramenti che hai donato a noi, per il sacramento del battesimo, perché ci hai fatto diventare figli tuoi. Grazie Signore. Per l'Eucaristia perché ci doni la grazia di riceverla ogni giorno. Grazie Signore per la tua misericordia, perché nonostante i nostri peccati, tu ci ami immensamente. Grazie Signore per questo momento di adorazione, per tutti gli strumenti che ci sono, che esistono nel mondo, per la tecnologia, per Maria Visio, per questa missione che svolge nel mondo.
Grazie Signore per l'intelligenza che tu hai donato a noi, all'uomo, per fare del bene. Grazie Signore per tutto ciò che hai creato, tutto il bene che tu hai creato per la nostra felicità. A te la lode e la potenza. Adesso ascoltiamo il Vangelo di Giovanni, capitolo 2, 1 all'11. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino." E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora." La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà." Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse: "Riempite d'acqua le giare." E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene acqua alle giare." E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora attingete e portatene al maestro di tavola." Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono." Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa lettura molto conosciuta da noi. Le nozze di Cana, dove vediamo l'intervento di Maria come intercessora, colei che intercede. Per questo è importante chiedere la sua intercessione. I santi, ecco, fra un po' anche faremo memoria. Il giorno primo festeggiamo, ricordiamo tutti i santi. Ecco, chiedere la loro intercessione non è un peccato, perché i santi sono gli amici di Dio. E Gesù opera i miracoli attraverso i santi. Non sono i santi che fanno i miracoli, ma intercedono per noi, pregano per noi. E ancora di più, chiedere l'intercessione di Maria è importante, perché dopo Gesù c'è la Madonna. Ecco, qui vediamo Maria che interviene.
la figura di Maria nelle nozze di Cana è fondamentale perché per mezzo di lei Gesù opera il primo miracolo. Quindi vediamo Maria che è sensibile verso le situazioni critiche degli altri, la sua prontezza nell'intervenire in favore di chi ha bisogno e la sua determinazione. Perché riesce a convincere il figlio di operare il primo miracolo. Anche se Gesù in un primo momento dice: che ho da fare con te, o donna? Maria dice: fate quello che lui vi dirà. Ecco, Maria è colei che ci indica, che ci porta a Gesù. E questo, la presenza di Maria nella vita del cristiano è fondamentale, perché è con lei che ci porta a Gesù. Maria ci dice a me, a ciascuno di noi, fate quello che lui vi dirà. Ecco, i servi obbediscono e fanno quello che Gesù dice. Quindi il primo miracolo di Gesù è anche il miracolo di Maria, perché lei come mamma interviene. E allora chiediamo l'intercessione di Maria perché lei possa intercedere per noi e noi chiedere la sua intercessione, perché dopo Gesù, Maria è la creatura più importante. E dopo vengono i santi. Ringraziamo il Signore per Maria, a Gesù per Maria. Adesso presentiamo al Signore le nostre intenzioni. Preghiamo, Signore Gesù, in questo momento per l'intenzione di Luigi. Chiede preghiere per tutti i componenti della sua famiglia. E ringrazia alla Madonna e Gesù che hanno protetto la figlia rimasta indente da un incidente. Ecco, ringraziamo il Signore per questo miracolo. Preghiamo per una telespettatrice. Non dice il nome, però preghiamo per lei affinché il Signore possa liberarla. Preghiamo per l'intenzione di Antonia, per tutte le persone che porta nel suo cuore. Preghiamo per Carmela, chiede preghiere di protezione,
da parte di Carlo Acutis per il nipote Gabriele, per Daniela e il figlio Andrea. Ecco, preghiamo per queste situazioni, questi nostri fratelli che vivono questa sorta di oppressione, perché il Signore possa proteggerli. Preghiamo per l'intenzione di Nicola, chiede preghiere per la sua condizione di salute e per tutti coloro che soffrono. Preghiamo per l'intenzione di Gladys, chiede preghiere per suo marito Luca e per la sorella Denise, che sta facendo degli accertamenti. Poi preghiamo per l'intenzione di Alessio, chiede preghiere per la sua salute. Preghiamo per l'intenzione di Fortunata, prega per il marito defunto. Preghiamo per suo figlio, per il suo lavoro. Preghiamo per l'intenzione di Enrica, ecco che manda un affettuoso saluto a tutti e Maria Alicia. Preghiamo per l'intenzione di Cristina, chiede preghiere per la sua famiglia e per la pace nel mondo. Ecco, preghiamo anche per tutti coloro che si sono affidate alle nostre preghiere. Preghiamo per tutte le anime del purgatorio, le anime abbandonate. Ecco, il giorno 2 anche ricorderemo tutti i nostri cari defunti che ci hanno lasciato e preghiamo per ognuno di loro perché attraverso la nostra preghiera possano ottenere la vita eterna. Preghiamo per il Papa, per le sue intenzioni, particolarmente per la sua salute, perché il Signore possa fortificare il suo spirito perché continui ad essere la nostra guida, il nostro pastore, colui che ci porta, che ci indica Gesù. Preghiamo anche per tutti gli ammalati del mondo intero, per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché Gesù possa essere la loro consolazione, la loro pace, specialmente per coloro che sono da soli, che soffrono la solitudine. Ecco, mettiamo tutte queste intenzioni nel cuore di Gesù. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esauriscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi.
nell'ora della morte, chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi dei secoli, amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo, oh Dio, di infinita misericordia, che ci hai concesso in Maria un particolare privilegio e un monito alla speranza e alla gioia. Fa che ci appropriamo delle virtù della Madre tua per rinnovare noi stessi e per essere un richiamo al mondo del tuo Figlio Gesù Cristo, per lo stesso Signore Gesù Cristo. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per averci seguito e pregato insieme a noi. Il Signore ci benedica tutti, vi auguro un buon pomeriggio. Concludiamo con il canto.